Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza fare movimenti strani. Quello di oggi sarà un video ricchissimo dove andremo ad analizzare nel dettaglio Nintendo Switch Sports, quella che a conti fatti non riesco a non considerare una delle più grandi delusioni dell'anno. C'è molto da dire a proposito di questo revival da parte di Nintendo, un'operazione che tra l'altro per me getta anche una gigantesca ombra su un altro importante lancio imminente, quello di Mario Strikers. Ma andiamo con ordine, prima di tutto vi invito a inserire l'accetta Joy-Con e a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso, lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social, trovate tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto. Iniziamo! Premetto innanzitutto che non sono il più grande estimatore al mondo della Wii e di quell'idea di gameplay che aiutò a popolarizzare tramite motion control. Ma non per questo partivo prevenuto nei confronti di Nintendo Switch Sports. Mi aspettavo in realtà di trovare un gioco della serie Sports e niente di più. E devo dire che almeno nelle premesse questo capitolo per Switch si presenta esattamente come me lo immaginavo. Più o meno 15 anni fa Wii e Wii Sports ebbero il grande merito di avvicinare un pubblico gigantesco a un tipo di gaming che fino a quel momento non era esistito, almeno su home console. L'idea di eliminare qualsiasi barriera di approccio, proponendo la simulazione dei movimenti base di qualcosa di estremamente familiare, come gli sport più diffusi al mondo, si rivelò una vera e propria intuizione geniale e da solo Wii Sports seppe trainare la Wii e un'intera generazione di console. Ora sono passati circa 15 anni e Nintendo ci riprova proponendo sostanzialmente lo stesso pacchetto. Un conto però è la novità introdotta da quella che era poco più di una demo tecnica offerta in bundle con la console, un altro un titolo venduto, sia a prezzo budget, ma quasi un ventennio dopo. E purtroppo lo si capisce da subito, anche facendo finta che Wii Sports Resort non sia mai esistito, Switch Sports propone un'offerta contenutistica imbarazzante e a tratti anche più scarna dell'originale uscito su Wii. Prima però di passare in rassegna tutte le cose che, secondo me, non funzionano, ci tengo a precisare che Nintendo Switch Sports non è un brutto gioco, e anzi il gameplay si basa proprio su quell'immediatezza inconfondibile che da sempre ha caratterizzato la serie. La piccola selezione di sport presenta alti e bassi, ma state sicuri che se siete in cerca di un titolo adatto a tutta la famiglia che possa ricreare proprio quella magia che tanto catturò e impressionò durante l'epoca della Wii, rimarrete soddisfatti da Switch Sports, almeno finché dura. La selezione di sport presenti è abbastanza variegata, nonostante l'esiguo numero di attività proposte. Sono infatti solo 6 gli sport selezionabili a cui si aggiunge la promessa dell'arrivo, più in là, durante l'anno, anche del golf, una scelta che discuteremo dopo nel dettaglio. Il tennis è un sempreverde della serie, badminton ne propone una piacevole variante, sicuramente più frenetica, il bowling, nella sua semplicità, rimane forse l'attività più appagante di tutte, Chambara fa il suo ritorno da resort, la pallavolo richiede un buon grado di gioco di squadra e coordinazione, mentre il calcio è senza ombra di dubbio l'esperimento più completo di tutti. Partiamo da questo. È l'unico gioco a presentare necessariamente l'utilizzo del doppio joystick per controllare simultaneamente telecamera e movimenti del personaggio ed è l'unico del gruppo a restituire un feeling davvero e proprio gioco nel gioco. Certo, in quanto a immediatezza di approccio si perde qualcosa, ma allo stesso tempo come aggiunta è estremamente gradita e spezza quella ripetitività concettuale che accomuna tutti quanti gli sport. La prima cosa che noterete in tutte le attività è infatti quella che, nonostante la mappatura del giroscopio funzioni adeguatamente, non faccia rimpiangere più di tanto il Wii Motion Plus, e ci mancherebbe altro, Switch Sports premia molto di più il timing delle azioni piuttosto che la corretta esecuzione dei movimenti. Questo lo si nota in particolare con dei riposizionamenti forzati delle animazioni durante le partite di tennis, ma anche con l'inspiegabile scelta di aver completamente riscritto la fisica del bowling. Ora non c'è più bisogno di lasciare il tasto azione, ma semplicemente seguire il movimento del lancio della palla. Così facendo diventa impossibile sbagliare il tiro, ad esempio non è più possibile mandare indietro la palla e il tutto diventa estremamente anti-intuitivo, tanto che è facile rompere il gioco eliminando dall'equazione la necessità di effettuare un tiro coerente con l'animazione di movimento. Sia la rincorsa del personaggio che l'arcata del tiro sono ininfluenti e tirare da immobili è ugualmente efficiente. Un escamotage che distrugge in tutto
tutto e per tutto la divertente modalità alternativa ad ostacoli, che così facendo perde gran parte del suo fascino. E a proposito di modalità alternative, iniziamo a parlare del primo gigantesco problema di Switch Sports. Sembra veramente una demo tecnica. Oltre alla possibilità di avviare i 6 sport, non c'è praticamente nulla da fare. Piccole variazioni sul tema, come la già citata modalità alternativa del bowling, le 3 differenti modalità di ciambara o la modalità rigori del calcio, non fanno altro che mettere in luce la totale assenza di una struttura ludica che sappia stratificare l'esperienza al di là del semplice minigioco. Lasciamo perdere il fatto che non sia possibile partecipare a dei tornei e non ci sia alcun tipo di contenuto locale che vada al di là della possibilità di fare match rapidi, ma è possibile che non ci sia alcuna opzione di personalizzazione delle regole di gioco. Si può scegliere esclusivamente la difficoltà dell'intelligenza artificiale, suddivisa in sole 3 categorie, e praticamente nient'altro. Tennis si può giocare solo in doppio, anche se da soli. Ci sono solo 3 presetti impostati per decidere la lunghezza di ogni partita, e lo stesso si può dire della pallavolo, del badminton e di tutti gli altri. Nel calcio si soffre particolarmente questa limitatezza perché, sebbene come clone di Rocket League sia abbastanza interessante, da subito ci si ritrova a chiedersi come sarebbe poter influenzare parametri come la durata della stamina, la velocità dei movimenti e il timer de match, e non solo la grandezza delle squadre. La sensazione è quindi quella di trovarsi di fronte a dei minigiochi da grande potenziale, ma che in nessun modo riescono a evolversi verso un'esperienza un po' più complessa e personalizzabile, fattore che riduce di tanto la longevità. A questo poi si aggiunge la scelta incomprensibile di eliminare i tutorial in stile minigiochi che introducevano gradualmente alle meccaniche più avanzate del gioco. Qui ora le spiegazioni sono relegate a delle brevi sessioni di prova che faranno la loro comparsa durante il primo avvio di ogni sport e saranno ripetibili a piacimento passando dal menu opzioni. Il problema è che queste si limitano a introdurre i movimenti base di ogni gioco e non aggiungono altro. Si potrebbe pensare quindi che sia assente qualsiasi tipo di profondità nei controlli, ma in realtà meccaniche come colpi ad effetto del tennis e perché ogni tanto i personaggi scivolano nel badminton ci sono, solo che non vengono spiegate. O meglio, sono accennate soltanto nelle schede testuali che compaiono durante i caricamenti, che, come consuetudine, appaiono in ordine randomico e non possono essere recuperate con calma. Quindi, ricapitoliamo, abbiamo solo 6 sport, esistono solo quick play con partite singole. Non c'è alcuna possibilità di personalizzazione dell'esperienza e lo stesso gioco sembra non voler rischiare di annoiare gli utenti con tattiche avanzate e tutorial approfonditi. Ma quindi perché dovrei giocare in locale a Switch Sports? Credo che Nintendo abbia effettuato queste scelte radicali nell'ottica di proporre un titolo semplice, immediato e intuitivo, pensato esclusivamente per le sessioni casuali in famiglia, o magari per gli eventi particolari come feste e riunioni di amici. L'imperativo è proprio quello di non creare alcun tipo di barriera d'accesso, ma a forza di ridurre all'osso tutto quello che potrebbe richiedere più di 5 minuti di attenzione per poter essere compreso e assimilato, beh, io faccio fatica a trovare un gioco che si regga in piedi. Con Nintendo Switch Sports si ripete esattamente identico lo scenario già avvenuto con la Wii. Superato l'entusiasmo iniziale, rimane veramente ben poco da fare e immagino che anche giocatori meno navigati si stuferanno ben presto di qualcosa di così limitato, ma che soprattutto sa di già visto. Ripeto però, un conto era una demo tecnica che introduceva al mondo un concept mai visto prima, un altro è provare a ripetere quella magia 15 anni dopo, in molti casi presentando un prodotto inferiore all'originale. Non sto esagerando quando dico che offline non c'è nulla da fare. Ad esempio, parte integrante del divertimento di Wii Sports era quello di creare i propri Mii, una cosa stupida ma che aumentava a dismisura l'immersione del giocatore, anche nella sua semplicità. Qui i Mii vengono affiancati da nuovi avatar, che proprio non riesco a farmi piacere, ma forse è solo un limite mio, la cui personalizzazione però all'inizio è ridotta all'osso, e Nintendo ha deciso di bloccare, dietro l'online play, l'ottenimento di nuovi oggetti cosmetici. Questa, se vogliamo, è la conferma definitiva che il gioco in locale di Nintendo Switch Sports in realtà è solo uno scarno tutorial del gioco online. Non a caso anche nel menu iniziale il gioco online è posto come prima scelta, proprio ad indicare qual è il cuore di Nintendo Switch Sports. Ma Nintendo, purtroppo ormai come siamo abituati, non è stata in grado di gestire un gioco interamente online. Questa sezione sarà praticamente una lista della spesa, perché penso di non aver mai visto così tante problematicità tutte insieme in un'unica modalità online.
da dove iniziamo? Beh, anche qui non ci sono né tornei né possibilità di creare playlist organizzate. Al massimo si possono scegliere 3 sport diversi da mettere in quick play in ordine casuale. A volte si gioca contro i bot, ma questi non sono segnalati dal sistema e ci si rende conto di non trovarsi di fronte a un avversario umano solo quando le partite diventano incredibilmente facili da vincere o quando il nostro opponente presenterà un nome standard. Ah, e così, giusto per non farsi mancare nulla, non è neanche possibile effettuare dei rematch contro i propri opponenti, opzione che anche l'arcaico online play di Smash Ultimate riusciva ad offrire. E a proposito di Smash, c'è qualcosa di simile all'Elite Play, che qui assume la forma delle leghe pro. Ma indovinate un po', è impossibile capire i criteri che consentono l'accesso a queste leghe per ogni singolo sport, né tantomeno capire quando si è a rischio di calare di livello. L'unica vera progressione è affidata all'ottenimento di punti a fine match e ogni 100 punti si potrà scegliere di sbloccare un nuovo elemento cosmetico random appartenente a una collezione specifica. Ogni collezione ha la durata di 3 settimane, il che dovrebbe essere un incentivo a giocare il più possibile e con continuità. Completando ogni collezione si riceverà un premio bonus, che in questo caso è l'avatar più inquietante di sempre. Io non dico nulla. Tolto questo, non c'è assolutamente nulla che vada oltre quello che si è già visto in modalità locale, che a sua volta era praticamente prossimo allo zero. Le interazioni con gli altri utenti sono ridotte all'osso e non c'è neanche uno straccio di leaderboard, una delle cose più interessanti di Sports Club, il capitolo per Wii U. C'è una cosa però che Nintendo Switch Sports riprende para para da uno dei giochi Switch che ho amato di più in assoluto, ovvero 51 Worldwide Games. È un peccato però che questa sia una delle poche cose negative del gioco. Poracci, la vera ciliegina sulla torta è la scelta assurda di limitare i giochi disponibili nelle partite tra amici in base al numero di utenti presenti sulla console. Guardate, in realtà è una cosa semplicissima, ma è così assurda che da spiegare non è affatto intuitiva. Prendiamo una lobby tra amici, ok? Allora, visto che non è possibile anche qui creare tornei, se si è in più di 4 si può giocare esclusivamente a calcio o a bowling. Fino a 4 giocatori possono giocare senza problemi a pallavolo, Ciambara ammette al massimo 2 giocatori, così come badminton, che è limitato all'1 contro 1. Ma il tennis ha la limitazione più assurda di tutte. Si può giocare in 3 o in 4 solo se i giocatori aggiuntivi si trovano su una delle due console principali come secondi utenti. Cioè, per intenderci, non è possibile giocare a tennis online con gli amici se i 3 utenti si trovano connessi da console diverse, cosa che invece la pallavolo consente di fare. E se vogliamo, la cosa ancora più bella è che non è possibile creare dei profili ospiti in game e il secondo giocatore su una console deve avere un abbonamento Nintendo Switch Online attivo per poter partecipare. Così come in 51 Worldwide Games il numero di minigiochi selezionabili calava drasticamente man mano che si univano giocatori alla lobby, lo stesso succede in Switch Sports. Anche qui, a una struttura di gameplay che non ammette personalizzazioni, si aggiunge la totale arretratezza di un'infrastruttura online che sembra provenire direttamente da fine anni 90, anzi, da prima, quando il gioco online non c'era. A me dispiace tantissimo dirlo, ma credo veramente che Switch Sports sia uno dei titoli peggiori che Nintendo ha tirato fuori negli ultimi anni. Ripeto, l'idea è sempre vincente, il gioco rimane divertente, ma se dopo poche ore di gioco si ha già l'impressione di aver visto tutto quello che Nintendo Switch Sports ha da offrire, quanto potrà durare l'entusiasmo iniziale? Secondo me qui non bisogna poi confondere l'idea di un titolo a supporto continuo con la realtà dei fatti. Switch Sports è un titolo incompleto. Solo che questa volta non riesco a trovare una giustificazione a un'offerta contenutistica del genere. Non ci sono stati ritardi nello sviluppo, pressioni da parte degli utenti o la necessità di tirare fuori il prima possibile un nuovo episodio della serie per rispettare una cadenza annuale. No, non è andata così. Nintendo ha ripescato dal nulla il brand di sports, così tanto per, e vendendo un prodotto che fa leva esclusivamente su una formula collaudata e il fattore nostalgia. E visti i primi dati di vendita, direi che come strategia funziona. E a meno di incredibili stravolgimenti, dubito che Nintendo sarà in grado di salvare il titolo con aggiornamenti futuri. Anche dubbi che dietro ci sia la volontà di salvarlo. Bene o male, lo abbiamo visto con tutti i titoli a supporto continuo proposti da Nintendo in questa generazione di console. L'azienda non è in grado di gestire una roadmap tale da poter tenere in vita un titolo che necessita di una player base attiva al di là dei primi mesi della pubblicazione. Arriverà il golf, magari qualche altro sport e chissà quali altri abomini furri, ma temo proprio che di Switch Sports ci dimenticheremo molto presto.
E a questo punto tenete gli occhi aperti anche per Mario Strikers, un titolo sportivo arcade che sembra votato principalmente all'online, di cui però non conosciamo la portata contenutistica, ma che per ora ha mostrato un roster ridotto e l'idea di basare la progressione di gioco esclusivamente sulla personalizzazione del personaggio, che questa volta non sarà esclusivamente cosmetica, ma che comunque rischia di far inciampare la produzione proprio lì, dove Switch Sports è caduto rovinosamente. Non stiamo parlando di Camelot, Strikers non è neanche sviluppato internamente da Nintendo e per ora Next Level Games si è sempre dimostrata all'altezza dei compiti che gli sono stati affidati, ma se questo è l'andazzo io ho qualche preoccupazione inizio ad averla. E questo, poracci, era tutto per oggi. Spero che questa recensione vi sia tornata utile in un modo o nell'altro e vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate di Switch Sports, Nintendo Switch Sports. Vi ringrazio enormemente per essere arrivati fino in fondo e vi do appuntamento a domani con un nuovo video o magari stasera in live se volete passare alle 22. In ogni caso, mi raccomando, fate bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Switch, Michele Sports. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Pettinato, ciancicato, tutto storto, mezzo rosso, ma anche dei difetti. Petti, 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 petti.